E buonasera, veri credenti, e benvenuti a questa nuova puntata del The Flywall Show. Come potete intuire dalla colonna sonora Money dei Pink Floyd, questa è la puntata dedicata agli acquisti della settimana. Sigla! Ciao Lorenzo, ben arrivato, ben arrivati a tutti. Sapete che come al solito la puntata del sabato è quella che ha degli orari più improbabili. Ciao Antonino, proprio perché è un po' una di quelle puntate dove insomma non si sa mai a che ora vado in diretta, quindi abbiate un pochettino pazienza per l'orario un pochettino più atipico. Spero di trovarvi tutti, altrimenti ci sarà la differita, ci sarà il video su YouTube, insomma ci sarà comunque un modo per poterci vedere in un modo o nell'altro. Detto questo, settimana lievemente leggera dal punto di vista degli acquisti. Io ho la percezione che un po' complice la pandemia, un po' complice il fatto che c'era stato un boost iniziale di prodotti DC lanciati dalla Panini proprio perché si era accumulato tantissimo in 2 mesi di lockdown, ma stanno uscendo proprio poche cose in questo periodo. Ci sono molti spillati, questo sì, però dal punto di vista dei volumi c'è una selezione molto più limitata di cose da vedere. Questo secondo me contribuisce a rendere la questione molto più interessante. Ciao Marco, ci si può scegliere, si può vedere un po' di cose e devo dire anche questa settimana sono riuscito a portarmi. Ciao Luca, a portarmi un po' di cose a casa, non tantissime, però sufficienti da farvi vedere qualcosina di interessante. Intanto, in ambito squisitamente da edicola, ho recuperato il nuovo numero di Dampir, che è il numero 247. Lo leggerò fra 10 mesi, sempre che ci saranno le vacanze al mare. Ma sì, ma lo leggerò comunque, in ogni caso fra 10 mesi. Ciao Giovanni, ben arrivato. Poi avevo fatto una piccola ricerca in rete perché c'era questo volume. Sapete che io ho il trip ormai, veramente non so come fare senza degli artbook e dei film del passato. Ce ne sono un paio su cui avrei voluto recuperare gli artbook, ma all'epoca ovviamente non ci avevo pensato. Adesso sto cercando di recuperare quello più antico, perché è vecchio ben 16 15 anni forse, che è questo qui, The Art of Avatar, e sono riuscito a recuperare usato all'irrisoria cifra di 10 euro, quindi tutto sommato veramente una cifra molto molto limitata. Si tratta di un volume molto più piccolo rispetto a quelli che siamo abituati a vedere assieme. Vedete anche voi che non si tratta di tantissime pagine, però è un modo come un altro per avere un documento di quel film molto particolare, visto che comunque credo si intitoli Secret of the Water, qualcosa del genere. Dovrebbe uscire a fine 2021, spero. Per il momento ci godiamo questo qui. In ambito manga, questa settimana è uscita solamente una cosettina che vale la pena recuperare: è il nuovo numero, il 9, di Girl on the Other Side. È questa curiosa storia con una ambientazione quasi faulistica mitteleuropea. Il tratto è molto particolare, quindi forse è un pochettino più veloce rispetto agli altri. Ciao Mattia! Rispetto agli altri volumi, però obiettivamente è una di quelle storie che ha un fascino appunto mitteleuropeo che vale la pena di recuperarlo. Poi, fuori dalle uscite squisitamente Marvel e DC, la Panini pubblica questa settimana un volume molto particolare: Darcy Van Paul Guest, Ian Bertram e Matt Hollingsworth, pubblicato in originale da Dark Horse Comics. Si tratta di Little Bird ed è il volume che ha vinto come miniserie gli Eisner Award quest'anno, quindi insomma è comunque un volume che merita la nostra attenzione proprio per questa profondità. Da questo punto di vista, noi ci mettiamo immediatamente in Cactus Cam e vediamo di che cosa si tratta. Tra l'altro, è un confezionamento molto bello di questo volume. La Panini ha fatto veramente un bel lavoro. Pagine giganti, stile molto, molto, molto da BD europea, bella carta fra le altre cose. E questo tratto particolarissimo di una storia apocalittica. È molto strano per essere un volume americano, veramente ricorda molto di più la BD francese di un certo stampo. La cosa pazzesca è che più o meno sullo stesso tema, tra un mesetto verrà pubblicata Undiscovered Country, che vi invito a leggere per i tipi di salda, però sarà un pochino più particolare, forse molto più, anzi molto meno atipica. Però avrà un suo fascino anch'essa. Questo comunque è il volume che ha vinto gli Eisner quest'anno, quindi
secondo me valeva un po' la pena di prenderlo. Ciao Daniele, e capire di che cosa si potesse trattare. Aspettate, rimettiamo la telecamera al suo posto. Sta diventando complicatissimo fare i video con luci, telecamere, suoni e quant'altro. Abbiate pazienza. La Magic Press invece questa settimana tira fuori finalmente una cosa che aspettavo da un po', perché hanno deciso di farli ovviamente. È il primissimo omnibus dopo il numero 0 uscito qualche settimana fa del BPRD. Si tratta dello spin-off legato al mondo di Hellboy del dipartimento al Bureau di Paranormal Research and Development, la maggior parte delle storie partono dal momento in cui Hellboy abbandona il BPRD, appunto, quindi sarebbero cronologicamente successive alla prima storia di Hellboy. Nel caso specifico, al contrario, è il secondo volume, perché il volume... Ciao Carlo! Il volume 0, pubblicato forse un mesetto fa o giù di lì, conteneva tre miniserie, 1946, 47 e 48, che in realtà, ciao Alessandro, andrebbero lette in maniera successiva, perché sono più spinte in avanti, sono i volumi successivi della serie, ma che cronologicamente ovviamente vanno lette prima addirittura dell'inizio della saga di Hellboy. Anche in questo caso volume molto bello, piacevole manifattura, forse un po' costoso, 35 euro, però stiamo parlando di un omnibus con a parte un bel po' di quantitativo di effetti particolari, prove, articoli di Mignola, varie battute di Irving, c'è un po' di tutto per la verità, ma le storie sono i primi tre paperback e sono 368 pagine, quindi insomma tutto sommato un bel volume, soprattutto perché va ad arricchire la saga di Hellboy. Ciao Ruggero, ben arrivato! In un'edizione un pochettino più di pregio rispetto a quella che magari avevate in paperback derivante da una quindicina di anni fa, quindi qualcosa di molto più indietro. In ambito DC Comics c'è solo un'uscita che forse vale la pena di prendere in considerazione, anzi sicuramente vale la pena di prendere in considerazione, che è il primo paperback, perché paperback si tratta, di Justice League Odyssey. Come vi dicevo qualche settimana fa, credo due settimane fa, quando era uscito il primo paperback di Justice League Dark, si tratta delle due serie parallele, una ambientata più nell'ambito della magia e quindi del fantasy, e una più della fantascienza questa, che fanno da corollario alla serie principale di Justice League. Sono storie indietro rispetto alla continuity, siamo circa un paio di anni indietro, queste sono del 2018, però vi posso dire che, a parte che ci lavorerà poi Dan Abnett facendo un lavoro egregio e anzi molto di più, ma dal punto di vista della gestione anche delle tavole ci troviamo davanti a dei piccoli capolavori dell'ambito proprio della sci-fi. Io non riesco a farvi vedere tutto come vorrei, però vi posso garantire che si tratta di storie assolutamente belle, che soprattutto decollano, contengono moltissimo materiale legato ai nuovi dei e arrivano finalmente a spaziare su elementi più recenti. Detto questo, avrei finito con gli acquisti della settimana, quasi, perché come vi dicevo sono... Ciao Matteo, non sono stato capace di mantenere una promessa che avevo fatto tanto tempo fa, che era quella di non prendere questa serie di volumi, perché li ritenevo tutto sommato, non dico superflui, ma comunque di un'edizione un pochettino snaturante rispetto a... Ciao Lorenz, rispetto ai volumi originali. Però invece devo dire che piano piano mi sono appassionato anche a questa collana, ne sto prendendo qualcuno ogni mese, non tantissimi, ma li sto andando dietro, perché credo che sia un buon modo di recuperare il materiale classico che non viene più ristampato da tantissimo tempo. Per cui, con colpevole ritardo, mi sono portato a casa il primo Masterworks di Devil, l'uomo senza paura. In questo caso si tratta delle storie dall'1 al 14 di Daredevil, quindi proprio le primissime apparizioni, incluse le primissime serie, i primissimi episodi con il costume giallo. È chiaro che vedendo queste storie siamo molto simili a quello che viene pubblicato per la DC Comics con la Silver Age, però mi rendo anche conto che non si può precludersi la possibilità di leggere queste storie, soprattutto di averle in un formato che gli faccia onore. Io queste storie le ho raccolte negli Essential. Gli Essential sono quei volumi da 400 pagine che contengono molto più di 12 storie in bianco e nero, e questo non le rende di facile gestione, proprio perché, a parte la carta è molto leggera, costavano 16 euro se non mi ricordo male,
ma manca il colore. Qui sicuramente sono ristampati, i colori sono rimasterizzati, tantissime cose, però sono un'edizione che permette di affrontare il passato, più passato, della Marvel in una versione estremamente pregevole. Poi non dico che bisogna prenderli tutti, bisogna fare magari anche in questo caso una cernita importante di quello che vale la pena prendere e quello che non ne vale la pena, però vi posso garantire che c'è tantissimo materiale che ne vale la pena. In questo caso, prima di salutarvi, vi voglio far vedere qualche tavola, ma se non altro solo per farvi capire di che cosa stiamo parlando come edizione. Si tratta di una ristampa, quindi il materiale che probabilmente anche come Masterworks qualcuno di voi ha già. Però vi posso dire che al di là dell'edizione, che è molto piacevole, molto bella, beh, i soliti redazionali di un paio di pagine, è uno sguardo importante nella storia di questi fumetti, che ovviamente queste sono storie di 60 anni fa. Quindi la prima cosa che potete notare è la compressione, la quantità di dialoghi, la gabbia delle tavole che è molto molto stretta, eppure ci troviamo davanti a un materiale che comunque ha il suo fascino, soprattutto perché poi è stato riletto magari in altre versioni, ma che in questo caso è assolutamente meritevole. Io vi invito a recuperarlo se ne avete voglia, perché ce n'è di materiale anche in questo caso che può permetterci di fare qualche piccola considerazione in più sulla storia della Casa delle Idee. Bene, veri credenti, io per questa sera ho finito, vi ringrazio davvero di aver passato un po' di tempo con me anche adesso. Naturalmente vi do appuntamento a domani, che è la puntata quella più tradizionale della solita chiacchierata domenicale, per cui non mi resta veramente altro che augurarvi un buon sabato sera con un forte, fortissimo, calorosissimo dai è tutta. Ciao veri credenti, a domani!